Ciao, preparo tutto e iniziamo. Ciao a tutti, aspettiamo i soliti 2-3 minuti canonici e poi iniziamo la lezione. Io come al solito mi sposterò durante la lezione, ogni tanto se vedete che mi giro è normale, perché mi guardo, vi vedo anche qua, perché fino al cellulare non riesco a vederci più e quindi se mi vedete che mi sposto è normale. Intanto vi saluto, ciao Silvia. Intanto aspetto che voi arrivate. Ciao mia mamma, che vedo che si è collegata, è sempre presente. Ciao Marisa. Così intanto vi saluto pian piano che entrate. Oggi intanto che, anzi aspetto che arriviamo, aspettiamo un altro 2 minuti e poi iniziamo. Intanto se ci sono problemi di audio o non mi sentite bene, me lo scrivete. Se invece mi sentite, mi date un segno che mi sentite bene, che la musica non sia troppo alta e o troppo bassa. Ok, la lezione di oggi sarà sempre una lezione posturale in cui faremo sia degli esercizi di mobilità e faremo anche degli esercizi di forza. Come sapete già, ovviamente facendo delle lezioni virtuali cercherò di fare degli esercizi semplici, magari di ripetere anche qualche sequenza che magari ho fatto in altri video, perché non vedendovi mi risulta un po' difficile correggervi e quindi ovviamente cerco di fare cose semplici e immediate e ovviamente efficaci. La musica non va bene, provo a farla ripartire. Adesso aspettiamo un minuto e iniziamo, visto che ci siamo tutti quanti. Allora, quindi la lezione che faremo oggi quindi verterà sulla mobilità e sulla mobilità e sulla forza. Adesso faccio partire la musica e partiamo. Perfetto, iniziamo la lezione. Oggi partiamo dalla quadrupedia. Mettete bene le mani sotto le spalle, tenete gli occhi chiusi, mani sotto le spalle, colonna bene in allungamento e iniziate ad inspirare ed espirare, ed espirare lentamente. Guardate la mia schiena, mantengo la curva nel tratto lombare, mantengo la curva nel tratto dorsale, immagino che qualcuno mi tiri in avanti per la testa, di avere una coda dietro e di andare bene all'indietro. Rimanete in posizione, inspirate ed espirate lentamente, gonfiando e sgonfiando la pancia. Continuate ad inspirare, grazie Enrico per i complimenti,
iniziate ad inspirare ed espirare lentamente. Pancia che si gonfia e che si sgonfia. Respiro lento e profondo. Ciao Giulia, iniziamo a ruotare la testa da una parte all'altra. Da una parte all'altra. Ruoto a destra, ruoto a sinistra. Ruoto a destra, ruoto a sinistra, ruoto. Mento in alto, mento giù, sto muovendo solo la testa, tenendo fermo il corpo. Su in alto, giù, su in alto, fai delle semicirconduzioni da una parte all'altra. Da una parte all'altra, da una parte, inspiro, estendi la colonna, guarda in alto, arrotonda, guarda l'ombelico. Inspiro, guardo in alto, arrotondo, guardo l'ombelico. Inspiro, estendo, guardo in alto, arrotondo, guardo l'ombelico. Inspiro, estendo, arrotondo, vado giù indietro. Piego i gomiti, estendo, arrotondo, giù indietro. Piego, estendo, arrotondo, giù indietro. Estendo, arrotondo, giù dietro. Torno al centro, attenti, portate le mani che si guardano, andate bene in avanti col braccio destro, vai di lato col braccio sinistro, apri il petto, scendi giù, guardate bene il bacino in avanti, scendo giù, apro bene il petto, cambio braccio, vado con l'altro, ruoto la testa dalla parte del braccio laterale, torno, vado, ruoto, vado dall'altra parte, su, torno, vado, e vado bene giù. Allungo un braccio, vado con l'altro, scendi bene, torno al centro, porto il peso sui talloni, allungo bene le braccia in avanti, allargo le ginocchia, porto la fronte sul tappetino. Benissimo, torno al centro, intreccio le mani, inspiro, estendi la colonna, arrotonda bene giù, ancora su, inspiro, estendi bene, arrotonda bene giù, estendi bene, inclina il busto da una parte. Poi questa sequenza, ad esempio, iniziale la potete fare domani mattina quando vi alzate dal letto. Inspiro, arrotonda giù, inspiro, vai a sinistra, vai a destra, torna al centro, arrotonda giù, inspiro, estendi, vai da una parte, vai dall'altra, arrotonda giù, torno al centro e vai. Punta le mani, punta i piedi, punta l'osso sacro verso l'alto, vi rovesciate, attenti, rimanete qua, appoggiate le mani a terra, piegate un po' le gambe, tenete la testa fra le braccia e voi rimanete là mentre io sposto. Ciao Pietro, ciao Joelma, state là, rimanete bene là. Vabbè, mi taglio un po' la testa, tanto non è importante che vediate. E rilasso. Benissimo, attiviamo subito i piedi. I piedi sono l'unico punto del nostro corpo, ovviamente quando stiamo in piedi, che ci danno contatto col terreno. Quindi quello che vi chiedo oggi è di concentrarvi bene sui piedi. Tenete i piedi larghezza delle anche. Adesso allargate i piedi, immaginate che i piedi siano le vostre mani, allargate bene le dita dei piedi. Cercate di distribuire il peso su tutti e due i piedi, metà sulla parte posteriore e metà sulla parte anteriore. Solleviamo il ginocchio destro, rimanete là in equilibrio, rimanete in equilibrio, rimanete là. Sollevate il ginocchio sinistro,
e giù. Facciamolo subito oggi con gli occhi chiusi, tanto l'abbiamo già fatto nelle altre lezioni. Via, sollevo il ginocchio sinistro, provo a chiudere gli occhi, tengo giù. Solleva il ginocchio destro, prova a chiudere gli occhi, giù. Solleva il ginocchio sinistro, prova a chiudere gli occhi, giù. Solleva il ginocchio destro, chiudi gli occhi, torno. Inspiro, estendi la colonna, tieni bene inarcata la schiena, piega le gambe, appoggia la pancia sulle cosce, risali su lentamente, una vertebra dopo l'altra, disegna un'onda. Inspiro, piega le gambe, scendi giù, appoggia la pancia sulle cosce, guarda le ginocchia, risali su lentamente. Inspiro, estendo. Piega le gambe, scendi giù, appoggia la pancia sulle cosce, guarda le ginocchia, sali su, inspiro, estendo, torno al centro, benissimo. Solleva il piede sinistro, lo afferri bene sul collo del piede, così, benissimo, rimanete là. Non modificate la curva del tratto lombare, mantenete la posizione, voi rimanete, mantenete bene la posizione, ciao Lucio, rimanete là. Cambio, sollevo il piede destro, lo afferro dietro, rimanete là, mantenete bene la posizione. Attivo l'addome, intanto che voi state mantenendo, vi ricordo che venerdì faremo una lezione più tra virgolette più leggera, in cui andremo a lavorare molto sull'allungamento muscolare e vi mostrerò tre esercizi ideali per chi soffre di mal di schiena, anche per chi ha problemi di protusione e di ernia al disco. Quindi la prossima lezione sarà dedicata interamente sul mal di schiena, vi farò vedere un protocollo di lavoro da fare, sia di rafforzamento e di allungamento da fare anche tutti i giorni. Torno al centro, inspiro, estendo, piego le gambe, scendo, riappoggia le mani a terra, tieni lo sguardo sulle ginocchia, l'importante è che i palmi delle mani siano a terra, rimanete giù, guardate le ginocchia, pian piano cercate di distendere le gambe ma senza mai mollare i palmi delle mani a terra, rimanete là, rimanete, dai Mali, scendi bene Mali che non stai scendendo. Scendi bene, scendete bene, respirate lentamente, bene, e torniamo in quadrupedia, attenti, inspiro, estendi la colonna, solleva il ginocchio, partiamo col destro, arrotonda giù, su, inspiro, estendi, bene, su, arrotondo, inspiro, estendi, arrotondo, bravissimi. Inspiro, estendi, arrotondo, inspiro, estendi, arrotondo, inspiro, estendi, arrotondo, cambio gamba, inspiro, su, arrotondo, ginocchio verso la fronte, inspiro, arrotondo, ginocchio verso la fronte, inspiro, arrotondo, ginocchio verso la fronte, inspiro, ginocchio, inspiro, torno al centro, attivo l'addominale, ci ricordiamo che l'abbiamo fatto anche l'altra volta, mettete un attimo le mani sulla pancia, contraete l'addome, come se qualcuno vi tirasse un pugno, dovete sentire l'addominale di marmo, senza muovere il tratto lombare, addominale di marmo, rimanete là, andate in avanti col braccio destro, indietro con la gamba sinistra, il braccio si allunga in avanti, la gamba dietro, cambio, vado dall'altra parte, cambio, su, gamba, braccio teso, attivo l'addominale, giù, cambio, giù, cambio, giù, cambio, torno al centro, punto le mani, punto i piedi, vi rovesciata, avvicinate le mani ai piedi, risalite su, lentamente in piedi, una vertebra
dopo l'altra, bravissima. Torniamo, inspiro, estendo, schiena dritta, gambe tese, mantenete la posizione, mantenete la zona lombare inarcata, l'osso sacro, dovete mettere la mano, qua dovete sentire la lordosi, non dovete cifotizzare la schiena, ma dovete spingere l'osso sacro. Se io metto un manico di scopa da qua a qua, deve rimanere allineato, gambe tese, braccia tese, rimanete là, respirate lentamente, rimanete, mantenete la posizione, mantenete il respiro, rimanete, bravissimi, vengo su, sollevo la gamba sinistra, vado giù in avanti, scendete giù in avanti, mantenete l'allineamento della schiena. Ciao, vi sto vedendo. La gamba d'appoggio destra è semitesa, la gamba dietro è tesa. Torno, sollevo la gamba destra, vado indietro, scendo l'addome contratto. Siamo facile, eh? Torno, sentite il piede come lavora, sentite gli stabilizzatori come lavorano. Cambio, scendete in avanti, torno al centro, sollevo, vado giù in avanti, torno al centro, su e torno. Ora, ginocchia a larghezza delle anche, faccio un bello squat, tengo ben allineata la schiena, scendo giù in squat, venite su, scendo giù in squat, il peso su tutti i piedi, non dentro, non fuori, rimanete là, torno su, scendo giù, scapole bene attive dietro, torno su, continuo, scendo, torno su, forte, scendo, torno su, scendo, torno su, scendo, torno su, scendo, scapole bene attive dietro, rimanete là, conto io, conto lentamente, siete in squat, rimanete là, 1, rimani, 2, sei in squat, rimani, tieni l'addome, non mollare, rimani e sali su, benissimo, attento, inspiro, estendi, ripiega le gambe, riscendi giù, ritorna in quadrupedia, adesso abbasso la telecamera, vai avanti con la gamba destra, gamba sinistra bene dietro, rimani là, attenti, abbiamo lavorato un po' sulla forza, ovviamente io sto facendo delle ripetizioni medie, virtualmente so che è davanti ma non vi vedo, poi questi video li trovate o qua sulla mia pagina Facebook o su YouTube, ve li rivedete, magari aumentate un po' le ripetizioni, ogni tanto datemi dei segnali di vita se va tutto bene. Ricordo per chi si è connesso adesso che venerdì farò una lezione invece completamente dedicata per il mal di schiena, soprattutto per chi soffre di lombalgia o chi ha problemi di protusioni o ernie nella zona lombare, ma anche per chi soffre di lombalgia. Rimanete là, attenti, chi mi segue nei miei corsi reali conosce bene questa posizione di yoga, chi non mi segue la imparerà, è la posizione del piccione. Attenti, l'altra volta abbiamo fatto le tazzine, che dopo ripetiamo, oggi facciamo il piccione. Guardate la mia gamba avanti, si piega all'interno e scendo giù. Attenti, il piede davanti tende ad andare indietro, devo tenerlo in avanti, deve formare con la coscia quasi un angolo di 90 gradi. Voi tenderete ad andare di qua, no, il peso è sulla gamba che è tesa dietro e rimanete giù. Devo sentire allungare il medio gluteo della gamba avanti, rimanete là. Come state? Avete capito la posizione? Se non l'avete capito, ciao Nicola, ciao Elena, se non l'avete capita ve la rispiego. Se non l'avete capita scrivete, se invece non l'avete capita state
in silenzio e soffrite in silenzio, rimanete in allungamento. Dai Nicola, scendi che sei tutto duro, scendi e stop, torno, gamba sinistra avanti, gamba destra dietro, rimanete là, statela bene in avanti, rimanete giù, scendete bene, sentite questo muscolo come si allunga. Dopo rimanete collegati fino alla fine, che vi dico anche delle novità sulle prossime dirette. E adesso posizione del piccione, la gamba va in avanti, scendo bene, il peso di qua tende alla gamba che tende ad andare indietro. Questi esercizi vanno molto bene anche per chi va a correre, le anche devono essere mobili, più l'anca è mobile più la mia falcata è migliore, quindi faccio tra virgolette un passo più lungo e faccio meno fatica, riesco a fare più strada perché i miei passi sono più lunghi. Rimanete, sentirete che un gluteo magari vi fa più male rispetto all'altro, fatevi delle domande e datevi delle risposte, se non vi date delle risposte mi chiedete a me, me lo chiedete e io vi cerco di dare una risposta. Torno al centro, bravissimi. Ok, attenti adesso, punto le mani, punto i piedi, schiena dritta, rimanete la planca addominale, attivo bene, non cado ma spingo con le mani contro il tappetino, attivo i glutei, stringo bene la posizione, tengo l'addominale, stringo i glutei, rimanete là, giusto Marisa che andrà a correre, per quando tornerete a correre, meglio, siccome siamo tutti ottimisti che presto torneremo a correre, meglio trovarci preparati. Attivate l'addominale, stringete i glutei, non mollate, conto io, 1 2, rimanete là, 3 4 5, benissimo. Ora attenti, mani petto oltre le braccia, posso farlo o con le gambe tese che è più allenato o con le ginocchia in appoggio chi è meno allenato. 8 piegamenti, gomiti stretti, via, scendo giù, salgo su, schiena dritta su, scendo, gomiti stretti, salgo, scendo, salgo, scendete bene giù, salite su, scendo, salgo, scendo, salgo, dai ancora, scendete giù, salite su, dai non mollare, scendete giù, salite su, scendete su, salite su, scendete giù, salite, tornate al centro, benissimo, mi siedo, allargo le ginocchia, unisco i piedi, inspiro, estendi la colonna, ginocchia da una parte, testa dall'altra, inspiro, vai dall'altra parte, ancora su, inspiro, ginocchia testa, inspiro, ginocchia testa, inspiro, vado, la gamba destra la porto dietro, estendo la colonna, sollevo il braccio, mi allungo verso sinistra, vado dall'altra parte, su, vado in allungamento, su, vado bene in allungamento, su, vado bene, vado, voi rimanete in quella posizione, io mi giro, adesso da qua le ginocchia rimangono a terra, scendo giù, dove riesco, l'importante è che questo ginocchio non si sollevi, deve rimanere giù, qualcuno di voi riuscirà a scendere del tutto, ma mi posso fermare anche qua, rimango, respirate, sentite la coscia come si allunga, rimanete là, attenti che adesso facciamo qualcosa un po' di più difficile, rimanete là in posizione, allungate bene, torno su, la gamba dietro la porto oltre nel ginocchio avanti e giro, quindi da qua sono in posizione e ruoto, la mano dietro mi spinge verso l'alto, rimanete là,
ruotate, la mano dietro mi spinge, sto ancora allungando questo muscolo, torno al centro, cambio gamba, vado avanti con l'altra, sono nell'altra posizione, sollevo, vado da una parte, torno, vado dall'altra, su, vado da una parte, spero che vada tutto bene, vado dall'altra, dai, fatelo sempre col sorriso. Cerchiamo almeno durante questi 45 minuti di sorridere. Vai giù, vai da una parte, vai, torno e come prima scendete bene giù. Rimanete giù, rimanete là. Dai che oggi ci divertiamo. Rimanete bene giù. Sentite come si allunga la coscia, rimanete bene, state bene giù, allungate, allungate, se fa male dovete sentire una sensazione di dolore misto a piacere, deve essere sottile la differenza fra dolore e piacere, non dovete sentire troppo male, non dovete neanche ridere, torno su. La gamba va oltre e ruoto dall'altra parte. La mano dietro mi accompagna nella spinta verso l'alto. Bravissimi, ci siamo. Torno al centro. Ora, io qua ho poco spazio e ho paura di ammazzarvi. Voi avete più spazio, arrotondate la schiena. Ora, andate giù e iniziate a fare dei piccoli molleggi della colonna. Attenti, farò vedere la versione base e la versione avanzata. Spero nella versione avanzata di non fare brutta figura. Vedete, schiena tonda, guardo l'ombelico, molleggio. Ora, da qua salgo, ora mi metto qua, ve lo faccio rivedere, scusate, salgo, incrocio le gambe, vado, porto una gamba avanti, l'altra gamba avanti e vengo su. Quindi lo rimostro, lo facciamo una volta, facciamo tre molleggi. Quindi uno, su, due, al terzo, tre, incrocio una gamba, incrocio l'altra, mi do una mano, vado avanti con una, il piede in appoggio, con l'altra e salgo su. Mi date un segno che questo l'avete capito? Ci siamo su questa? Questa è la versione base, ok? Faccio vedere anche per chi vuole la versione avanzata. Sempre tre molleggi, uno, due, al terzo, mi do, posso darmi una mano, ma vengo su direttamente, ok? Quindi, quando faremo i molleggi, dovrete fare questo. Spero che abbiate capito. E intanto veniamo in ginocchio, allunghiamo le braccia in avanti e rimanete là. Se adesso vi do 30 secondi di recupero, se ci sono domande, se non avete capito qualcosa, scrivete ora o non scrivete mai più. Se ci sono, dovete bere, bevete ora e non, o non bevete mai più, fino alla fine, perché sono già quasi le 7. Benissimo. Proviamo a fare fin dove siamo arrivati adesso. Punto le mani, punto i piedi, vengo su, vi rovesciata, rimanete un attimo nella posizione intermedia, appoggio le mani a terra, tengo la testa fra le braccia come prima e come? Sì, molto aggraziati, ciao Simona, ciao, saluto anche mio cugino, rimanete là, ciao Cristiano, state laggiù, sentirete che come per magia riesco a stare più giù rispetto a prima perché ho sciolto un po' la zona lombare. Da qua salgo su lentamente. Ora, prima abbiamo fatto questo, giusto? Vi ricordate questo? Bene, adesso, più difficile. Con la mano afferro il piede. La gamba d'appoggio è semitesa. Vado in avanti. Tengo la posizione, ciao, e torno al centro. Cambio, sollevo,
mantengo la curva, vado ben indietro col ginocchio, vado in avanti, la gamba d'appoggio è semitesa, il tallone della gamba dietro tocca il gluteo, torno, continuate voi, sollevo, afferro il piede, le ginocchia non si allargano, sono parallele, scendo giù, torno su, cambio, sollevo l'altro, vado giù, tengo la posizione, torno, torno, squat, 5 volte, 1, su, 2, su, 3, bravi, su, 4, su, 5, appoggio le mani, balzo indietro, rimanete in plank. Rimanete, ora appoggio un gomito, appoggio l'altro, rimango in plank, rimanete là. La sto facendo un po' più semplice, eh? Torno al centro, punto le mani, punto i piedi, faccio un balzo sul gluteo, mi siedo e sono qua. Siamo seduti, gamba sinistra avanti, gamba destra dietro, allungo. Allungo, su, allungo, allungo, torno, scendo giù. Molto bravi. Uno, due, tre, quattro, torno, la gamba dietro, va in avanti, vado in torsione. Se poi non è chiaro qualcosa, avete tutto il tempo per riguardarlo, ok? Vi conviene riguardarlo perché poi nella prossima lezione qualcosa lo vado a riprendere. Vado indietro, vado da una parte, su, vado, ho cambiato gamba, vado, vado, torno, scendo giù, rimango. Torno su, la gamba va in avanti, ruoto. Cosa dobbiamo fare adesso? I tre molleggi. Ritorno tre volte. Uno, due, nella versione che volete, salgo, tre, e voilà, sono su. Ci siamo! Abbiamo fatto? Adesso, piano, mi venite in posizione sul tappetino. Attenti, qua dovete intuire quello che faccio. Piego le gambe. Se metto la mano dietro, sento la curva nel tratto lombare. Non voglio questo. Voglio bene la colonna in estensione. Attenti a non farmi questo. Non salgo su così, ma salgo su in diagonale. Vediamo se da qua mi vedete meglio, in modo da allineare la testa del femore con le ginocchia. Porto il peso sui talloni, vedete? Il movimento, se riuscite a intuire, è in diagonale in avanti. Poi nella lezione di venerdì andiamo a spiegare bene perché. Scendo giù, vado su, l'addome è forte, lavoro sul fianco. A qualcuno darà un fastidio la spalla, perché deve cercare di distribuire il peso anche sui glutei e sui piedi, non tutto qua. Scendi giù, vai su, sentite l'addome di marmo, su, se voi, so che tutti voi avete un addome di marmo, state su, scendete giù, andate su, scendete giù, andate su, distendete una gamba, distendo l'altra dietro, ho la gamba sopra che è avanti, l'altra dietro, guardo la mano, state là, se vi dà fastidio fatelo con le ginocchia in appoggio, Uno, state là voi, due, tre, quattro, cambio lato, torno al centro, su, vado in avanti in diagonale, torno indietro, vado in avanti in diagonale, torno indietro, vado in avanti, attivate bene l'addome, torno indietro, vado in avanti, torno indietro, su, vado, sentite l'addominale, il fianco che lavora, torno, vado, rimango così, oppure distendo una gamba e distendo l'altra dietro, guardo la mano sopra, uno, due, tre.
3, stai là, non mollare mani, non mollare, su, 4, mamma, dai te l'esempio, stai là anche se stai arrivando verso i 68 anni, dai, stai là, ah no, ho sbagliato, stai là, e stop, torno al centro, benissimo, torno, porto il peso sui talloni, allungo le braccia in avanti. Ora, devo aggiungere la modifica su un esercizio. Vi ricordate che prima abbiamo fatto questo? Allora, portate la gamba sinistra avanti, la gamba destra oltre e vado qua. Ora, questo braccio non lo modifico. Passa per dentro e vado ad afferrare la mano dietro. Mi provo a girare così, quindi da qua vado e afferro. Ok? Se ci arrivate, altrimenti rimaniamo come prima. Vedete, le mani si toccano. Torno al centro. Benissimo. Dall'altra parte vado, passo per dentro, vado e arrivo. Qua dipende dalla mobilità che avete, eh? Cioè, ricordatevi che da questa posizione poi dovete anche uscire, perché non sono là con voi, quindi non vorrei che rimaneste incastrati tutta la sera in posizione. E rilasso, torno. Ora mettiamo tutto quello che abbiamo fatto insieme. Ci siamo? Bene. Punto le mani. Bene. Punto i piedi. Punto l'osso sacro verso l'alto. Vai su e sali lentamente. Benissimo, allunghiamo un attimo prima di fare, allunghiamo un attimo la muscolatura del trapezio, i muscoli profondi del collo, lo sternocleido, rimanete là, cambio dall'altra parte. E torno al centro, benissimo, ora dobbiamo mettere insieme tutta la sequenza, dai che facciamo in tempo. Sollevo la gamba sinistra, sollevo il braccio, vado in avanti, torno al centro, bravi, sollevo, attenti, vado in avanti, torno, cambio, sollevo, vado giù, torno, sollevo, vado in avanti, torno, solo 3 squat, 1, su, 2, su, 3, appoggio le mani a terra, balzo indietro, attenti adesso, sono in plank, appoggio un gomito, appoggio l'altro, ruoto il braccio destro all'interno e vado di lato, rimango, torno al centro, ruoto l'altro braccio e vado di lato. Torno al centro, appoggio le ginocchia, vado in quadrupedia, vado su, piego le gambe, balzo in avanti. Bene, gamba sinistra avanti, gamba destra dietro, vado di lato, vado di lato, vado di lato, vado di lato, scendi giù, rimani. Respira lentamente, torna la gamba dietro, vai avanti, ruoto se riesco a ferro. Torno, apro bene le ginocchia, vado dall'altra parte, vado di lato, vado di lato, vado di lato. Vado di lato, scendi giù, devo rifare l'ultimo, ok? Dopo lo rimostro, adesso lo mostro, torno su, la gamba avanti va qua, guardate il gomito, qua, oltre il ginocchio, appoggio la mano sul medio gluteo, passo per dentro, passo sul buco che c'è fra le ginocchia, la mano va dietro e si afferra, mi rigiro ancora, e rimanete là. Torno al centro.
vado, scusate, in posizione seduta, tre molleggi, uno, su, due, su, tre, e li vado in squat. Ci siamo? Volete di farlo un'altra volta? Se volete, abbiamo tempo, vado fuori un po' col tempo, andiamo avanti. Basta che uno mi scriva di sì. Se volete, lo facciamo un'altra volta. Se non è chiaro qualcosa, scrivete adesso, così recuperiamo. Altrimenti parto subito, lo facciamo più velocemente un'altra volta. Va bene, non mi avete dato segni di vita, lo facciamo un'altra volta. Ok, proviamo. Lo facciamo molto più veloce, in maniera che imparate solo la sequenza. Quindi, poche ripetizioni. Sollevo il braccio, sollevo la gamba, solo due volte. Vado in avanti, torno. Adesso lo facciamo proprio come andrebbe fatto, velocemente. Vado, torno, solo due volte. Uno, su, rifacciamo lo scritto. Due, su, tre, mani, balzo indietro, rimani. Gomito, gomito. Ruota il braccio destro, vai! Ovviamente voi potete tenere più a lungo la posizione. Torno, vado dall'altra parte, bravissimi. Torno, appoggio le ginocchia, salgo un po' su, piego, balzo in avanti. Gamba sinistra avanti, gamba destra. Uno, due, tre, quattro, giù. Torno, la gamba dietro va avanti, ruoto e afferro. Torno, apro le ginocchia, vado dall'altra parte. Uno, due, tre, quattro, scendi giù. Torno, vado. Ruoto, vi assicuro perché che anche per me che sto insegnando è più difficile, perché non posso sbagliare, mentre se sono a lezione, quando sbaglio i miei allievi magari mi dicono che mi dimentico qualcosa. Ciao Marica, sempre in ritardo ovviamente, però ti puoi riguardare il video, non ci sono parole. Invece la Giulia è stata brava che si è collegata prima. Torno al centro, tre molleggi, uno, su, due, su, tre, balzo e rivengo su. Stop! E abbiamo finito la sequenza. Bene, prima di fare il rilassamento, che non dobbiamo saltare, vi voglio ricordare una cosa. Allora, sempre su questa mia pagina, venerdì farò una lezione completamente dedicata al mal di schiena per chi ha problemi di lombalgia, anche e soprattutto per chi ha problemi di protusione o ernie al disco nella zona lombare. Quindi farò una lezione sia di allungamento, ma anche alcuni esercizi di potenziamento molto semplici ed efficaci da fare a casa per il mal di schiena. Bene, detto questo, vi voglio dire anche di una cosa. Da domani inizierò delle dirette live con delle persone con cui collaboro, che non hanno a che fare direttamente col fitness, ma con altri settori però che collaboriamo insieme. Quindi farò dirette con dei nutrizionisti con cui collaboro e parleremo di alimentazione. Con, ad esempio, domani farò una diretta col dottor chirurgo plastico Antonio Tambuscio, in cui parleremo della mastoplastica additiva, dell'intervento per aumentare il seno. Lui spiegherà le varie tecniche di intervento e io parlerò della ginnastica poi da fare post-operatoria. Oppure con una mia collega vi parlerà della ginnastica facciale, perché anche il viso, nel viso ci sono molti muscoli, 52, che se allenati si ha un effetto molto positivo a livello estetico. Quindi bisognerà imparare anche ad allenare i muscoli del viso, che noi non alleniamo mai. Poi ci saranno, farò delle dirette con dei psicologi dello sport e altro ancora. Vi terrò, quindi tenetevi sempre aggiornati sulla mia pagina. Domani la diretta col dottor Tambuscio sarà su Instagram, sul mio profilo Instagram, alle 11. Poi la stessa diretta la farò qui sulla mia pagina Facebook alle 2:30 del pomeriggio, quindi alle 2:30 primo pomeriggio qui su Facebook, che per chi vuole invece la mattina su Instagram domani. E poi vi tengo aggiornati sulle altre dirette, mentre venerdì
faremo i nostri appuntamenti fissi come allenamento, rimanendo sempre il martedì e il venerdì alle 6.30. Ok? Detto questo, per non tediarvi ulteriormente, vi distendete la pancia in su, piegate le gambe, mettete le mani sulla pancia, tenete gli occhi chiusi ed inspirate ed espirate lentamente. Pancia che si gonfia e che si sgonfia. Potete anche distendere le gambe. Pancia che si gonfia e che si sgonfia. Respiro lento e profondo. Rimanete là. Continuate ad inspirare ed espirare lentamente. Mani sulla pancia. Respiro lento e profondo. Ora voglio che calmiamo la nostra frequenza cardiaca e respiratoria. Respiro lento e profondo. Non dovete né sollevare il petto né sollevare le spalle, ma quando inspiro la mia pancia si gonfia, quando espiro la mia pancia si sgonfia. Continuate ad inspirare ed espirare lentamente, mani sulla pancia, oppure potete anche distendere le braccia lungo il tappetino e distendere le gambe, le spalle lontane dalle orecchie. Respiro lento e profondo. Continuate ad inspirare ed espirare lentamente. Pancia che si gonfia e che si sgonfia. Io sono calmo e rilassato. Lasciate andare bene il vostro corpo e il vostro respiro. La mia pancia si gonfia, la mia pancia si sgonfia, il mio respiro è lento e profondo. Lasciatevi andare sul tappetino, lasciate andare bene il vostro corpo, il vostro respiro. La mia pancia si gonfia, la mia pancia si sgonfia, il mio respiro è lento e profondo ed io sono calmo e rilassato. Lasciatevi andare, lasciate andare bene il vostro corpo, il vostro respiro. Pancia che si gonfia e che si sgonfia, io sono calmo e rilassato. Continuo ad inspirare ed espirare lentamente. Le mie braccia sono pesanti, le mie gambe sono pesanti, il mio respiro è lento e profondo. Continuate a lasciarvi andare, a lasciare andare bene il vostro corpo e il vostro respiro. Pancia che si gonfia e che si sgonfia. Respiro lento e profondo. Le mie braccia sono pesanti. Le mie gambe sono pesanti. Il mio respiro è lento e profondo. Io sono calmo e rilassato. Continuo a respirare lentamente. Gambe, braccia pesanti, respiro lento e profondo. Io sono calmo e rilassato. Pian piano inizio a muovere i polsi, i piedi e le mani. Portate le ginocchia al petto. Salite di lato. E saliamo su lentamente, molto lentamente. Ci facciamo un applauso virtuale e abbiamo finito. Io adesso rimango qua un altro minuto, quindi se ci sono domande mi scrivete adesso, se non ci sono domande non vi vengono, mi scrivete dopo. Ricordo allora, per chi segue solo Facebook, domani alle 2.30 ci sarà una in diretta live con il dottor Antonio Tanguscio, parleremo insieme dell'intervento di mastoplastica additiva. Durante la diretta potete fare anche delle domande online in cui noi vi rispondiamo. Poi successivamente ci saranno degli interventi anche nei prossimi giornati di alimentazione, di allenamento e via via di motivazionali, cioè di motivazione nello sport e tanto altro ancora. Poi se ci sono degli argomenti che volete trattare mi scrivete in privato e vediamo come fare, ok? Quindi vi aspetto domani alle 2.30 qua su Facebook e alle 11 su Instagram. Per chi vuole invece fare la prossima lezione sul mal di schiena sarà venerdì alle 6.30. Comunque rimanete aggiornati sulla pagina e trovate tutto. Vi ringrazio,
buona cena, buona serata e alla prossima. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Ciao Alice da Milano, voi siete messi peggio, adesso sto vedendo i vostri commenti. Ok, intanto vedo quello che voi mi scrivete. Comunque continuate, ciao Emanuela, continuate pure a scrivermi che tanto io leggo anche i commenti anche dopo. Ciao ciao! Ciao Lucio, ciao!